Volendo fare un bilancio del pareggio di oggi, il bicchiere lo consideri mezzo pieno, visto il risultato comunque qua su un campo difficile positivo, oppure mezzo vuoto per le tante occasioni avute e non concretizzate? Ma ce ne andiamo di qui portandoci dietro un po' tutti gli aspetti, sia quelli positivi che quelli negativi. Positivi ce ne sono sicuramente tanti, perché la prestazione della squadra è stata ottima. Su un campo veramente difficile contro una squadra in grandissima salute, di contro ovviamente c'è un pizzico di rammarico, perché insomma, per quello che abbiamo prodotto e creato probabilmente ci stava di portare a casa anche 3 punti. Insomma, non l'ho rivista l'immagine dal campo, sinceramente è sembrato proprio che non ci fosse assolutamente nulla. Insomma, anche lui stesso credo che sia stato l'unico a non protestare, quindi credo che sapesse, insomma, che non c'era nulla. Senti, è cambiato qualcosa dopo Catania? Perché adesso siete venuti qua con un altro assetto, però si è visto quell'atteggiamento e si è visto soprattutto nei primi minuti che avevamo apprezzato domenica scorsa. E, non so se è scattato qualcosa in voi o se semplicemente iniziate, anche se oggi è solo un punto, iniziate a raccogliere finalmente qualcosa di più. Noi cerchiamo di fare sempre il massimo, poi ci sono delle partite in cui riesce meglio, delle partite in cui riesce un pochino meno, dipende anche ovviamente dagli avversari. Insomma, oggi credo che siamo riusciti a mettere in difficoltà su giocate che avevamo studiato e provato, e credo che alla fine, come ho detto prima, al di là del pizzico di rammarico, insomma, dobbiamo essere contenti della prestazione che abbiamo fatto. Cos'è provato nell'affrontare qua a Genova quella che è stata per 4 anni la tua squadra? Beh, sono sempre partite un pochino particolari, no? Perché insomma, le sensazioni che viviamo in campo sono belle. Insomma, noi facciamo un lavoro che è il più bello del mondo, ed è giusto che poi queste sensazioni ce le godiamo fino in fondo. Insomma, per me oggi è stata una partita speciale e sono contento di averla giocata, perché credo che sarà uno dei ricordi più belli che mi porterò dietro.